siamo a Genova in pieno centro storico e oggi c'è la distribuzione dei pacchi alimentari qui. Come mai lei si è ritrovato a chiedere aiuto alla comunità? In pensione, prendo poco di pensione. Quanto prende? 650 euro al mese. Lavoravo per conto mio, facevo il coloritore, avevo uno, due operai prima, poi piano piano ci siamo ridotti così. E mi dispiace anche venire qua, però bisogna avere la faccia di venire. Quanto prende se posso di pensione? 700. E da quanti anni viene qui a prendere il pacco? Da poco. Da poco, da quando hanno aumentato tutto, che ho visto che non ce la faccio, sarà un paio di mesi. E come la fa sentire venire qua? Normale, sì, l'ho presa con filosofia. Giusy, come va? Sì, bene. State morendo di caldo? Sto vento fa passare un po' di male. Ascolta, sto arrivando a portare la spesa, così poi stiamo un po' con le tue bambine. C'è un fuoco e un fuoco. Le tre bambine dormono qui, tutte insieme? Siamo tutti nella camera da letto. Sono stretta, infatti dobbiamo trovare un'altra culla perché non ce la fanno più a dormire insieme. Perché non avevate modo di comprarla? Comunque lavora solo mio marito. Io non lavoro da ormai 4 anni e mezzo, quasi 5 anni che non lavoro. Siamo tanti, con loro ci vogliono tante spese. Ogni quanto ti portano la spesa? Una volta al mese. E con lo stipendio di tuo marito non... Non basta mai, cioè... Fino adesso abbiamo sempre pagato 500 euro al mese d'affitto e calcola uno stipendio di 1400 euro, togli 500 euro, togli le bollette, quanto ti rimane? Non possiamo fare altre domande per, diciamo, reddito di cittadinanza, no, perché no, lui lavora certo. E quindi non possiamo avere, diciamo, un aiuto in più e quindi niente. Che lavoro fa tuo marito? Lui lavora in Fincantieri in una ditta d'appalto. Lavoro sia con lavorazione a caldo, cannello, saldatura, ci respiriamo tutto. C'è oggi incubi io comunque, vado a lavorare perché quello stipendio riusciamo a affrontare, diciamo, i primi schiaffi che prendiamo ogni mese. E tu vedi prospettive nel tuo lavoro? Di il crescita? Lavoro... No, non tanti. Cioè, il mio lavoro lo chiamo l'ultima spiaggia. Vediamo, Anna, che ti hanno portato? Formaggio. Poi? Succo. Succo. Questa che cos'è? La pasta. Brava. Attenta, attenta. Adesso parla però, parla bene. Sì, sì, ora sta parlando. Anna, guarda, guarda. Pomodoro. Lei non parlava, non ci guardava. Noi abbiamo scoperto questa a gennaio, che era autistica. Il formaggio. Lei fa le sedute private perché l'ASL ci vuole un anno e mezzo e lei ne aveva bisogno subito. La comunità di Sant'Egidio ci aiuta a pagarle. Anna non va al nido? No, perché l'anno scorso quando feci la domanda era al 90° posto. Ora inizierà l'asilo la scuola materna. Sì, la scuola materna, però non avrà la maestra di sostegno. Non avrà la maestra di sostegno? Perché? Perché la domanda che per l'invalidità ancora è in atto, ancora sono lunghe, diciamo, le attese, quindi probabile che non avrà l'insegnante di sostegno. Cosa amore? Come possiamo pensare a una vacanza? Anche 10 giorni in un campeggio, magari con una piazzola, una tendina, così combattiamo il caldo in casa, diciamo. Tenendole nella vasca tutto il giorno. I tempi antichi. Ferma. Che serve lavorare? Però tu ci pensi a voi. C'è detta così perché comunque uno fa qualcosa con il lavoro, ma non puoi fare tutto. Allora, cioè, se non ci fossero questi aiuti, dico io, cioè noi... Gli aiuti della spesa, gli aiuti delle cure per Anna. Ad ammazzare, però sarei capace di andare a Roma, al Quinale, cioè a dire io da padre, cioè, vorrei garantire a mia figlia queste terapie per vedere
un riscontro positivo per lei, per il suo futuro, che io prima o poi morirò, sarò vecchio, ma lei a se stessa imparerà a badarsi. Cioè io mi sento sconfitto proprio perché da padre, e qualsiasi padre, credo che tu comunque pensi le cose migliori per i tuoi figli. E il tempo non ti permette di fare quello che pensi, la questione economica è sempre la stessa, solo non ti permette di fare quello che vorresti. E un padre comunque si sente sconfitto dentro di lui, dice. Questi benedetti soldi, a volte uno magari può fare delle cose che cioè, gli possono fare bene, veramente.